è una battaglia che parte in modo difficile contro Vibo Valencia nel primo set, ma poi la Calcedonia Verona si scuote dalle quattro sconfitte consecutive, entra in partita e gioca veramente un grande match, torna al successo e rivede insomma le zone importanti della classifica. Ci voleva una reazione nel giorno del tuo compleanno, Emanuele Birarelli, è una Verona che il potenziale ce l'hai, come? Sì, beh, sicuramente venivamo da un periodo difficile dove insomma quando accumuli sconfitte subentra un po' di insicurezza, mancava un po' di aggressività, quindi poi secondo me ne abbiamo incontrato una Vibo che ultimamente sta giocando molto bene, ha dato fastidio a tutto all'inizio delle partite, quindi era una partita molto difficile e direi che sicuramente l'agonismo non doveva mancare oggi e abbiamo vinto tanti punti con un po' di cuore, con dei salvataggi al limite, insomma sapevamo che potevamo vincerla solo così e poi anche le cose tecniche quando le fai con molta aggressività vengono un po' meglio, quindi molto molto contenti perché insomma ci serviva tanto 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 portare a casa la vittoria. 3-1 e adesso come vedi il futuro questa Calcedonia? Ma guarda, io sinceramente in questo momento la classifica, poi col fatto che insomma qualcuno si deve riposare, qualcuno no, non so, non ci capisco molto, non la guardiamo più di tanto perché non ci vogliamo far condizionare.